È una dimostrazione del fatto che ci viene dato fiducia di quello che stiamo facendo, perché noi siamo solo all'inizio e nonostante che siamo solo all'inizio, la banca ha deciso di essere la banca del settore giovanile, quindi la banca che ci sponsorizza già dall'inizio, nonostante che abbiamo solo 3 squadre. Se vogliamo, questa sinergia tra Banca Carasse e Robur Siena è anche una risposta alle polemiche che c'erano state sul settore giovanile da parte della Robur Siena. Ma credo che non è una risposta, è una conferma perché non rispondo alle polemiche ormai. Credo che sia invece una conferma della serietà che la società Robur Siena sta mettendo nel settore giovanile, perché non ho mai detto di non volerlo fare. Era solo i tempi che purtroppo mancavano, i tempi erano così stretti, molto stretti per la prima squadra, figuriamoci per quanto riguarda il settore giovanile. Quindi la realtà che abbiamo vissuto noi, lo vediamo ancora oggi, dove addirittura abbiamo un ragazzo che non può ancora giocare, nonostante che è già da 25 giorni o quanto, mi pare addirittura su un mese. Quelli sono i veri problemi che abbiamo, no? Che nonostante tutti gli sforzi fatti, abbiamo ancora situazioni dove ragazzi non possono giocare in prima squadra. E quindi questo vi fa capire che la burocrazia e quindi tutto quello che fa parte di quello che non si poteva fare immediatamente dalla nostra venuta, dalla creazione della nuova società. Ci volevano tempi che non c'erano, perché le iscrizioni si fanno entro date molto strette, no? Che erano già ancora ad agosto, quindi era impossibile rifare quello che c'era. Quindi questo che stiamo facendo è una conferma che noi lo vogliamo sì fare, ma farlo bene, non tanto per farlo. È una conferma di quello che ho già detto in altre occasioni. Gli altri due sponsor, come ho detto, la sponsor della prima squadra, siamo in addirittura finale, c'è un contratto che stiamo definendo, spero finalmente settimana prossima di concluderlo e quindi di fare l'annuncio che quando presenteremo la squadra, la maglia, lo stemma, praticamente facciamo tutto insieme. Quindi presenteremo quindi la prima maglia, presenteremo la maglia del settore giovanile con gli sponsor. Quindi spero che prima della prima partita in casa tutto questo sia fatto. Quindi se non ce l'ho fatta, vi fa capire le difficoltà burocratiche e diciamo di trattative anche, che non sono cose di 24-48 ore, perché sono sponsorizzazioni importanti. E questa di oggi è la conferma, no? Questa è un'importante sponsorizzazione per il settore giovanile. Prossima settimana si sa una data, un orario preciso per quando verrà fatta la presentazione e tutto il resto? Lo decidiamo entro fine settimana. Siamo indecisi ancora per i giorni, perché adesso addirittura c'è un'altra partita che è positivo avere questo tipo di problema, perché siamo vincenti, quindi mercoledì sera si gioca, quindi probabilmente sarà giovedì, al più tardi venerdì, quindi cercheremo di annunciarvelo il più presto possibile, quando si farà e dove si farà. Prima di mercoledì c'è domenica lo stato d'animo per l'inizio del campionato. Ma diciamo che sono fiducioso senz'altro, perché quello che abbiamo dimostrato sul campo è già stato molto bello e poi la risposta dei tifosi è così grandiosa che mi fa venire i brividi solo a pensare a quello che è successo in uno spazio così breve di tempo. Siamo arrivati adesso a 2007, mi pare, se non mi sbaglio. Quindi avere questo sostegno eccezionale, posso solo dire un grande grazie. Come ho già detto l'altra volta, vorrei tanto poterlo fare in un modo personale, dove stringerei la mano a ognuno di loro, a uno alla volta, volendolo conoscere personalmente, perché ci tengo moltissimo, ma non è possibile farlo. Ma un grande grazie a tutti questi, a questo supporto che ricevo, a questa gran voglia, no? E questo grande orgoglio che c'è in città, che noi non siamo morti, anzi, qui c'è una dimostrazione, no? Di voler partecipare a questa rinascita della Robur Siena, quindi questo mi fa molto piacere, quindi sono molto fiducioso per domenica, anche se sarà molto molto difficile, perché ci mancano 3 ragazzi importanti. Mi pare che nessuno sta quasi, stiamo quasi dimenticando la bandiera, no? La bandiera Simone, che è importantissimo per la squadra. Credo che il mister è così bravo
da non metterla in risalto e cercando di dire che chiunque va in campo darà comunque il suo meglio, quindi non c'è ombra di dubbio che sarà così, però avere un Simone in campo è importantissimo, quindi vale questo anche per gli altri due ragazzi purtroppo infortunati, vale per Riva che è un grande calciatore che vorrei già in campo già subito, ma purtroppo dobbiamo accettare questa situazione e quindi andiamo a Foligno con 4 giocatori su 11 che non possono giocare, quindi non è poco, ma come ha detto il mister, fiducioso, i 4 che rimpiazzeranno saranno all'altezza, quindi speriamo di far bene. Come vi ho detto, ogni partito ormai sarà una battaglia e questo lo vedremo già da domenica, quindi sono convinto che sarà una grande battaglia, speriamo per noi vincente.